Eccoci qua, maestro. Maestro, ti chiedono che cosa ne pensi di Walter Sabatini in assoluto. Te lo chiede Cricca. Non lo conosco personalmente, quindi non l'ho mai incontrato, ecco, quindi francamente è difficile esprimere un'opinione. Credo che abbia molta credibilità nell'ambiente del calcio, lo giudicano questo... tutti uno competente e quindi non sono certo io in grado di mettere in dubbio la sua credibilità e la sua autorevolezza. Però io non lo conosco, ecco, insomma, che intendiamoci. Perfetto. Poi non voglio esprimere un giudizio su una persona, ripeto, che non ho mai avuto l'opportunità di incontrare. Piuttosto stavo riflettendo sui rischi che ha corso ieri il campionato. Ieri il campionato ha rischiato di finire ieri. Beh, se Buffon ieri non faceva quell'intervento... Se la Juventus non batte l'Inter, guarda la classifica, hai la lotta per lo scudetto che si risolve in un duello tra Juventus e Milan, ma ieri la Juventus è rimasta aggrappata a questa situazione. In coda le ultime tre squadre possono fare i miracoli che vogliono, ma non credo che possano salvarsi. Quindi con la lotta per la retrocessione definita, o quasi, secondo me definita, e quella per lo scudetto ridotta a due squadre, veramente a 8 giornate dalla fine non era un bel vedere, eh? Sì, ma sì. Forse si chiudeva veramente tutto qui. Maestro, io invece le volevo chiedere un'opinione sulla coreografia dei tifosi della Juventus, un tricolore con il numero 28 e il numero 29, cioè gli scudetti che sono stati revocati. Vabbè, quello è un equivoco che viene trascinato dal tifo, dal quotidiano torinese, eccetera, eccetera, ma insomma... Il dramma che da 6 anni ancora parliamo di questo, sì. 6 anni, Rino! Sì, sì, e poi che cosa cambia? Cioè, è chiaro, insomma, non è che si può mettere in discussione che nella storia del campionato italiano di Serie A la Juventus ha un ruolo importante e determinante, e questo, su questo non c'è niente da fare. Sì, si può accusare la Juventus di aver cercato di truccare il tavolo, ma insomma non si possa, la differenza in termini di vittoria è tale che non credo che si possa mettere in discussione, ecco. E le volevo chiedere un'altra cosa, perché la stampa si indignò quel giovedì sera quando da una parte della tifoseria della Roma vennero alzati dei cori, diciamo, abbastanza offensivi, piuttosto offensivi nei riguardi di Pessotto. Ieri allo Juventus Stadium, durante il minuto di silenzio, anche poi nel corso della gara, invece sono stati alzati cori contro l'avvocato Prisco e su Facchetti. Insomma, che cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Non ci possiamo aspettare nulla. Il tifo alle volte fa vedere l'aspetto peggiore proprio dell'italiano medio, ecco, direi che non è che abbiamo una tradizione di serietà o di fair play, che è una parola sconosciuta nel nostro lessico, e quindi francamente sono tutte cose pessime, sono cose brutte, ma che non possiamo escludere che si ripeteranno, purtroppo. Perché i cattivi esempi, tra l'altro, vengono colti, non si capisce come, ma il pubblico è pronto a cogliere gli aspetti peggiori e più negativi di queste espressioni di un tifo interpretato male. E invece si aspetta però un comunicato da parte della Juventus per prendere le distanze, visto che la Roma l'ha fatto. Sì, ma non cambia, cioè il comunicato non medica la situazione, purtroppo la gente è quella che è, e quindi il tifoso del calcio non è certo il migliore esempio di sportività che si può ammirare, e in questo campo noi purtroppo ci distinguiamo sempre. A proposito, Rino, di fair play, no? So che poi ti riguarda, prendo spunto da un sms che ci manda Maurizio. Maestro, perché non parliamo di quello che ha detto Mandorlini, magari lo stigmatizziamo pure, ci chiede Maurizio. C'è stata sabato Nocerina Verona, tra parentesi un disastro per l'Hellas, Rino. Davvero. Mandorlini, a parte c'era una cosa assurda, no, 500 poliziotti a guardia di 500 tifosi del Verona, 1-1, cioè che penso non sia una cosa che non dovrebbero cominciare le partite. Ma al di là di tutto, Mandorlini, diciamo, ha rifiutato, insomma, di tornare indietro sul suo ti amo Terrone, cose del genere. Che ne pensi?
penso, Nandolini non è il mio ideale di dirigente o di allenatore. Io mi auguro che il Verona riesca a essere promosso lo stesso, però insomma, ripeto, Mandorlini insomma, non ha alle spalle una storia di specchiato dirigente, ecco, quindi pazienza, cosa vuoi fare? Ha detto tanto tornate in Serie C, poi che ha detto? Ma lui già c'è stata la storia con la Serenitana, esatto, lo spareggio scorso anno. Sì, parte tutto da lì. Lui, se non sbaglio, ha rifiutato anche di indossare una maglietta in cui c'era scritto qualcosa come Amo il Sud, qualcosa del genere. Gli ha dato un bambino. Si vuol cercare poi, si vuol cercare a tutti i costi di mettere a posto una situazione che è insanabile, ecco. Che è incancrenita poi soprattutto, perché non... Se andiamo avanti con le ripicche, con i cori, con gli striscioni, eccetera, eccetera, non arriva. Sai, basterebbe essere ogni tanto un pochino più intelligenti, no? Un pochino più... una serie che non ce n'è in, abbondanza. Poi ci scrivono, Rino, a me sembra nocivo per Totti giustificare ogni sua prestazione negativa con un infortunio non sempre reale. Che cosa ne pensi, Mario? Ma beh, queste sono le situazioni in cui l'opinione pubblica rimane un po' sconcertata di fronte a questo cambio di giudizio, cioè c'è stata sempre un'indulgenza giustificata, ma forse eccessiva nei confronti di Totti. E adesso che magari le prestazioni non sono più allo stesso livello, allora sembra quasi che ci sia quasi un tradimento nei suoi confronti. Purtroppo gli eccessi nell'amore, nella dedizione, nell'attaccamento sono sempre negativi, non offrono mai situazioni di equilibrio. Poi, scusate, Petruzzi sembra un amico di Totti, lo difende comunque, la cosa è ammirevole ma così perde di credibilità. Secondo me il mister non è libero di... vediamo se si apre la seconda pagina, se magari... No, credo di aver capito quello che vogliono dire, ma d'altra parte lui è stato compagno di squadra... E anche nella vita per una carriera e che quindi... No, ha premesso quello, sì, amico o non amico, quello è... Però stiamo parlando del giocatore più importante della storia della Roma. Sinceramente, l'ho detto più di una volta, non c'è mai stata nella storia del calcio italiano un rapporto così stretto tra una città e un giocatore. E sinceramente io parlo così perché è quello che... Claudio ha scritto il messaggio, dice Luis Enrique sembra non poterlo cambiare, questo è un limite. Ma Luis Enrique ha già dimostrato che non guarda in faccia nessuno, quindi non credo che se vede un Francesco Totti... Sicuramente sa che Francesco Totti ancora oggi è uno che fa la differenza, perché non guarda in faccia a nessuno. Se lui ritiene giusto che Francesco Totti oggi non debba giocare, non lo fa giocare. Se lo fa giocare è perché evidentemente lo sa il valore e come è Francesco Totti, che magari può anche non star bene fisicamente, ma un giocatore che già la sua presenza in campo è d'aiuto anche per i compagni. E poi è un giocatore che basta che tocca 2 o 3 palloni per fare la differenza. Punto. Al momento in cui Francesco Totti non sarà più un giocatore importante per questa squadra e non ha l'altezza, io sarò il primo a dirlo, quello è fuori di dubbio. Sì, ma lo sarà sempre, perché sono situazioni certo. Che non sono destinate a cambiare. Per fortuna. Ma poi fino a due domeniche fa, se non sbaglio, 2 o 3 domeniche fa, si diceva che ha fatto grandissime prestazioni. Il cambiamento è stato così brusco da pensare che non sia reale. Cioè, ieri si è avvertita una situazione completamente nuova. Se è vero, non c'è dubbio. Almeno dal mio punto di vista, ecco. È vero. Maestro, noi ti ringraziamo. Va buona bene. Serata. Ciao Rino, buona serata. Arrivederci.